il problema è che Opicina è il rione più periferico della città, esatto. Si trova sul Carso, è vicino al confine orientale. Le case dove sono successi i fatti confinano con i boschi, cioè, quindi c'è anche una grande facilità. Ma c'è sempre stato il problema. Però io non vorrei scomodare il riordino degli enti locali, no, di tutta la regione, della città, della provincia, ma sarebbe ora che Opicina, per risolvere tutte queste questioni, si cominciasse, facciamo un comune, ma perché sconico il comune? Una piccola municipalità, no, creare le condizioni, è notizia, creare le condizioni, cioè il progetto FVG dice come passiamo da Trieste città metropolitana a Trieste centro e basta. No, no, beh, interessante. Un ragionamento, si tratta di avviare un ragionamento su Opicina, un ragionamento che si era fatto anni fa, perché vi ricordate, c'è stata anche una raccolta firme, e oggi più che mai, anche in conseguenza di questi fatti, su Opicina bisognerebbe fare un ragionamento. Io non ho detto che bisogna fare un comune, bisogna un ragionamento diverso per dare a Opicina quei servizi che un paese, perché un paese non è un progetto FVG a progetto Opicina. Anche io sarei d'accordo, perché sarei d'accordo di discutere anche gli voti li prende qua, ci chiamiamo progetto FVG per che frega ai progetti di tutta la nostra regione, il quindi anche del comune di Opicina, che è un paese noi consideriamo un rione, lo trattiamo come prendiamo i servizi di un rione, che è un paese che dovrebbe avere sotto certi aspetti la sua autonomia. Cominciamo dai vigili. È una posizione di De Gioia o del progetto FVG? Di De Gioia. Che però riporterò all'interno del progetto FVG.